L'ipotesi è tutta da verificare, ma dati 36 anni di mistero e la distanza brevissima, poche decine di metri dalla casa del Papa, sarebbe eclatante se la soluzione al caso Orlandi giacesse qui, al cimitero teutonico. Inverosimile o no, il se comunque alle ore contate. Domani alle 11 saranno ispezionate due tombe, quelle a cui fa riferimento la lettera anonima spedita un anno fa ai familiari di Emanuela, la quindicenne figlia di un dipendente vaticano scomparsa a Roma nell'83. Come catalogarne il caso non si sa ancora, a dispetto di voci, storie, fantasiose illazioni, spesso utili solo ad attirare superficiali attenzioni dei media, mai ad approdare a riscontri di fatto, riacuendo però ogni volta il dolore dei familiari. È il caso recente, ad esempio, delle antiche ossa nell'Annunziatura apostolica di Via Po a Roma, su cui il Vaticano garantì massima collaborazione alle autorità italiane, stessa linea seguita ora nel disporre da parte della magistratura vaticana l'ispezione delle tombe domani, cui farà seguito prima l'esame morfologico, spiega a Vatican News il professor Arcudi, esperto di medicina legale che lo eseguirà, accertando così sesso ed età approssimativa delle ossa rinvenute, poi l'esame del DNA, il cui verdetto definitivo richiederà però 20 giorni almeno.